Procedono speditamente i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Taranto San Cataldo, una notizia confermata dal sopralluogo effettuato presso il cantiere in zona Salina Grande dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Renato Perrini e Luigi Caroli, e dal coordinatore provinciale del partito, Dario Iaia. La rappresentanza è stata accolta da Domenico e Luigi De Bartolomeo della Debar Costruzioni, ditta aggiudicataria dell'appalto in raggruppamento temporaneo d'imprese. La consegna dell'opera è prevista nel gennaio 2021. Sto vedendo che il cantiere sta andando molto molto bene. Avanti ci sono parecchie maestranze rispetto, diciamo, anche ai tempi che si parla che verrà consegnato nel mese di gennaio del 2022, diciamo, stanno nei tempi ad oggi. Naturalmente non significa che abbasserò la guardia, continueremo a controllare, diciamo, il cantiere soprattutto perché non devono succedere delle problematiche, perché il problema dei cantieri è che ogni tanto si ferma, non deve succedere perché bisogna prevenire subito tutte le situazioni che riguardano l'infrastruttura e naturalmente perché Taranto sta in una situazione pietosa per quanto riguarda gli ospedali e questo sarà, diciamo, un ossigeno per tutta la città di Taranto, una delle più grosse opere che si è fatta negli ultimi 20 anni, 30 anni. Un'opera così importante possa davvero dare supporto sia a quelle che sono le esigenze e le richieste del territorio tarantino ma anche di quello brindisino. Quindi è importante riscontrare quelli che sono gli stati di avanzamento lavori e quindi seguire pedissequamente quello che è il cronoprogramma degli interventi.